Quindi grazie a tutti e cominciamo allora col presentare brevemente, visti i tempi ristretti. Ringrazio naturalmente i relatori, gli illustri relatori che hanno partecipato e dato vita e reso possibile la realizzazione del progetto. Il progetto Dormire, Morire, Forse Sognare nasce da un evento reale, da un evento traumatico che è accaduto a una persona, l'attore Fiorenzo Fraccascia in questo caso, che ha incontrato il buio in maniera inaspettata, totalmente imprevedibile. Un buio che non ha lasciato tracce, memorie, consapevolezze, buio assoluto, percezioni di spazio e tempo completamente anomali, un altrove senza nome e sconosciuto. Come possono essere gli stati alterati della coscienza, gli stati dove quando la coscienza vigile non è appunto vigile, non siamo lì, siamo in un altrove o in tanti altrove. Il progetto è innovativo e per questo è stato accettato e promosso, patrocinato anche da Michelangelo Pistoletto con la Fondazione Città dell'Arte, dei lavori del Rebirth che ho seguito qui, alle quali ho partecipato qui al Magro. E praticamente è innovativo perché viene analizzato da molti punti di vista, da varie discipline, dalle neuroscienze alla poesia, dalle arti visive al misticismo, alle antiche conoscenze, alla storia dell'arte. Quindi una visione olistica e non solo il sogno, come ovviamente i surrealisti hanno profondamente indagato, ma è un po' tutto questi stati del non essere. La persona che ha subito questo trauma ha cominciato a chiedersi: dove ero? Dove siamo quando non siamo? Quando sogniamo? Quando siamo in stati estatici, di estasi mistica, estasi erotica, non solo, la creatività, l'erotismo cosmogonico in cui quando si crea un'opera, quando si lavora a un'opera ci si perde veramente in questi stati altrove, della coscienza non vigile, sono stati profondamente sconosciuti o poco conosciuti. Il progetto vuole proprio questo, capire che l'oscurità è luce nera forse, ma è quando noi percorriamo o siamo comunque coinvolti in questi stati, in questi territori, quando li esploriamo per varie vicissitudini, accadimenti, da quelli più belli a quelli più inquietanti, noi siamo veramente vicinissimi come mai alla nostra essenza più profonda. E possiamo trarne delle conoscenze profonde. Quindi questo progetto non vuole solo analizzare e finisce lì. L'invito, la speranza è quella che questi territori siano percorsi e ripercorsi e ne vengano fuori delle consapevolezze nuove per cui da questa oscurità che ci è amica, non è negativa, l'oscurità, il buio, il silenzio dell'oscurità, il riflettere, il trovarsi in questi stati che aprono il nostro spirito, la nostra mente, ci aprono a tutti gli universi possibili. Possiamo essere dei multiversi, come nel macrocosmo, come già postulavano antiche conoscenze, le sacre scritture, che la fisica quantistica oggi acclara con altri linguaggi, con i linguaggi della scienza, o come Giordano Bruno, che era consapevole dell'esistenza dei multiversi, di molti universi. Nel macrocosmo e dentro di noi, nel microcosmo, siamo tutti gli universi possibili e questi stati di coscienza altrove, io lo chiamo la coscienza non vigile, stati dell'essere che ci portano vicinissimi a chi possiamo essere veramente,
dovremmo percorrerli, dovremmo farci gli amici, dovremmo riportarne alla luce delle tracce, delle memorie da questi territori oscuri, da questa luce nera, dal buio alla luce. Sicuramente ci conosceremo forse di più. Adesso non voglio dilungarmi oltre, vi farò avere anche il programma dei giorni successivi, perché il progetto continua, ci saranno dei laboratori in cui gli artisti lavoreranno, creeranno opere dal vivo con la partecipazione libera del pubblico, ci sarà una giornata intera dedicata alla poesia a cura di Elio Pecora, ci saranno appunto tre giornate di laboratori, ci sarà la danza e ci sarà anche una grande kermesse di giovani artisti nel cortile centrale che creeranno un'opera, il tutto sui temi del progetto. Quindi grazie ancora a tutti di essere qui e passo la parola, do la parola al professore Pietro Di Loreto, direttore di un prestigiosissimo magazine About Art Online, di arte e cultura, che vi invito a frequentare. Grazie. Classico, come avevi detto, intanto un ringraziamento a Roberta, noi ci conosciamo da tanti anni, e anche agli artisti che conosco da tanti anni per frequentazione didattica, diciamo così, che sono presenti, e anche a coloro che non conoscevo e che ho conosciuto oggi. E dobbiamo partire dal classico, partiamo dal barocco, cioè da un capolavoro assoluto che credo tutti voi conosciate, l'estate di Santa Teresa, o meglio la trasverberazione di Santa Teresa, una scultura realizzata da Bernini intorno al 1640-44, che io ho cercato di rileggere in un modo personale e spero poi che questa rilettura, piuttosto credo almeno originale, non faccia troppo ridere, diciamo così. Perché? Perché è un capolavoro assoluto che tutti conoscono e si trova in questa cappella, che è la Cappella Cornaro. Adesso il problema è cominciare se fungono questi. Ci proviamo? Un tecnico del qualche pizzo? No, se no va davanti parlando, però sarebbe meglio vedere. Ecco, sì. Questa è la Cappella Cornaro, la conoscete tutti, è un capolavoro assoluto in cui Bernini realizza quello che lui stesso chiamava il bel composto, cioè l'unità delle arti, architettura, scultura e pittura unite. Ma guardate che c'è tutto qui, vedete, ci stanno gli affreschi, la pittura in alto, illuminati, l'illuminazione come sapete è a luce naturale, scende dall'alto, lì è l'architettura straordinaria, le sculture, non c'è soltanto la scultura centrale con la trasverberazione di Santa Teresa, ci sono sculture ai lati, sono gli esponenti della famiglia Cornaro che hanno commesso questa cappella a Bernini per l'appunto intorno al 1640, poi lui la realizza in quegli anni. Cosa c'è di straordinario? A parte la decorazione perfetta che crea un'unità, come dicevo, ma c'è anche di più dell'unità architettura, scultura e pittura, qui è anche unità delle arti visive, perché questa diciamo, argomentazione vera e propria dei personaggi Cornaro crea una scena teatrale, quindi è davvero l'unità delle arti, quella che Bernini voleva si realizzasse in quello che lui teorizzò il bel composto. Ma c'è un discorso ulteriore da fare, l'ha inventato, o meglio, l'ha elaborato un grande studioso di Bernini, morto pochi mesi fa, si chiamava Irving Levin, uno studioso americano severissimo, col quale tra l'altro avevo intrecciato una brillante corrispondenza per mail proprio su About Art, che è la rivista, appunto, diceva giustamente, e la ringrazio gentilmente, Roberta, che dirigo da qualche tempo, da un paio d'anni. Lui ha visto... aveva notato questa cosa, vedete in alto, gli angioletti portano, adesso qui ovviamente non si vede, gli angioletti sono stucco, c'è anche stucco qui, ma poi ci stanno inserti lapidei per terra, c'è la morte per terra, fatta con inserti lapidei, ma la morte che si ritrae, è incredibile, no? La morte che si impaurisce, pensate un po', di fronte a quello che sta accadendo, di fronte al miracolo che sta accadendo.
Quello che è interessante che ha notato il professor Lavin è quella fascia che sta lì, poi ci fanno caso perché in effetti sta in alto e noi non la possiamo vedere bene. Su quella fascia c'è scritto una cosa, c'è scritto: se non avessi creato il cielo, lo creerei adesso per te. O Teresa, sottinteso, è una frase che Teresa, Santa Teresa, Teresa d'Avila, ha sentito dirsi dal Padre Eterno, niente meno, da Gesù Cristo, perché ha provato un qualcosa di sovrannaturale. Adesso il discorso è anche, diciamo così, piuttosto da rivedere. Andiamo sopra, ecco, andiamo qui, perché quello che sta succedendo è un fatto fisico. Guardate che è un fatto fisico, davvero un fatto fisico, nel senso, se leggiamo quello che scrive poi Teresa nei ricordi della sua vita, qui ci accorgiamo che stiamo vedendo un qualcosa di erotico, di molto sensuale, molto sensuale. Io vi leggo quello che scrive Teresa nella sua, sono le sue confessioni, la sua vita. Vediamo un attimo, scusatemi. Ovviamente non ce l'ho, però posso assicurarvi che... Ah, eccola qui. C'è un po' di problemi perché ci siamo persi pure i fogli venendo, no? Però dice proprio questo: mi sentii penetrare dal dardo di fuoco che portava l'angelo, che l'angelo teneva con sé. È stata presa, è stata... un discorso che si è fatto nel corso dei secoli questo, no? Al tempo di Bernini un suo... contraente, possiamo dire così, che non era Borromini. All'inizio Bernini e Borromini erano amici, lavoravano insieme, Borromini era più giovane, poi litigarono, diciamo, dentro San Pietro. Questo è un altro discorso, non fu Borromini a criticarlo, ma un suo contraente del tempo che disse: beh, vedi, hai rappresentato non una donna prostrata, ma una donna prostituta, cioè l'aveva resa terrena. Per quale motivo l'aveva resa terrena? Perché Bernini era convinto, e questa è stata l'intuizione di Irving Lavin essenzialmente, che si trattasse di un fatto fisico, cioè che la trasverberazione compenetrasse insieme l'aspetto fisico e l'aspetto spirituale. Secondo molti non è possibile pensare a una cosa del genere, invece sì, perché Lavin scoprì che proprio dentro il Cantico dei Cantici, cioè una pubblicazione di secoli addirittura dietro rispetto a quello che lavorava Bernini, al tempo di Bernini, si diceva proprio questo, cioè per dimostrare la loro santità, il loro muoversi verso il cielo, i santi facevano riferimento proprio a un contatto fisico, ma con Dio naturalmente, ma rispetto alla fisicità terrena, diciamo così, moltiplicato per n volte, molto 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 di più. Per dare un'idea, allora, a me è venuta questa idea quando Roberta gentilmente mi ha invitato a questo simposio. Mi è venuta l'idea di, ma sì, poi l'idea dell'unità, ma da dove potrebbe aver preso Bernini questa idea dell'unità? Un geniaccio come Bernini naturalmente potrebbe averla presa da dove voleva. E io ho pensato a questo fatto, guardate bene il panneggio barocco, panneggio strepitoso, no, naturalmente. Però se andiamo a vedere, adesso voi penserete che ho giocato, ecco, io ho visto due candele, guardate che effetto strano fanno la cera quando si scioglie, la cera della candela quando si scioglie, sembrerebbe insomma una cosa del genere, vedete? Sembrano proprio riccioli barocchi, o no? Sembrano, vedete come si muovono? Sembrano proprio cose che, insomma, in qualche modo, ecco, riassumono, secondo me, in qualche modo, questo panneggio. E poi l'unità. E non c'è una cosa che possa dare maggiormente l'idea dell'unità, secondo me, di una candela. Perché? Perché c'è il fuoco. Il fuoco. Il fuoco è rigenerazione, il fuoco è trasformazione. Col fuoco noi cuociamo, ma il fuoco fonde i metalli, il fuoco è qualcosa di straordinario. E nasce, e c'è nella candela, ma c'è di più. Nella candela il fuoco dà la luce. La luce è cosa? È lotta alle tenebre, è intelligenza, è qualcosa di solare, è creatività, è energia vitale nei confronti delle tenebre, per l'appunto. Poi c'è la cera. La cera, come sapete, nasce dalle api. Le api nelle religioni antiche erano quasi considerate divinità, quasi considerate le lacrime degli dèi. Ma c'è di più: le api sono il simbolo della famiglia Barberini. Quando Bernini scolpisce
che progetta questo capolavoro assoluto è Regnante Urbano VIII Barberini, morirà nel 1644, Urbano Barberini, proprio quando un anno prima Bernini aveva cominciato questo